Per la nostra super ricetta, le crepes di pasta, abbiamo bisogno dei taglierini all'uovo oppure i capelli d'angelo, un rocchetto e mezzo per ciascuna persona, 400 ml di besciamella morbida, 700 g di passata di pomodoro, 100 g di carote tagliate a julienne molto fine, una cipolla e il sale quanto basta. In una padella mettiamo abbondante olio, appena si scalda mettiamo le verdurine a soffriggere, giriamo di tanto in tanto. Poi ho dimenticato un ingrediente, 250 g di carne macinata che dobbiamo aggiungere appena le verdure appassiscono. Aggiungiamo a questo punto la carne macinata e mescoliamo. A questo punto aggiungiamo la passata di pomodoro e portiamo a cottura. Tocca a te. E che devi fare? Ah, mescolato, perché intanto stiamo preparando le crepe. Seguite la ricetta di A Casa da Picio pubblicata un po' di tempo fa. Che bello il suono del pomodoro quando cuoce. Appena l'acqua bolle, mettiamo i nostri taglierini. Questi hanno una cottura rapidissima, circa 4-5 minuti. Scoliamo molto al dente. Scolati al dente, li mettiamo nel sugo. Giriamo delicatamente. Allora, una crepe di 20 cm di diametro. Mettiamo la nostra pasta condita, poi non troppa, se no non si chiude, un cucchiaio di besciamella, una spolverata di parmigiano e chiudiamo. Prendiamo la crepe, la giriamo e la mettiamo una a fianco all'altra e continuiamo. Quando le mettiamo, sistemiamole bene in modo tale che sono belle una a fianco. Ne abbiamo fatta una in più per il piccolino, la mettiamo qua. Dopodiché la besciamella in maniera rapida su ogni crepe. Mettiamo una generosa spolverata di parmigiano e mettiamo in forno a 180 gradi, già caldo. Qui ci stanno i pirati che ci attaccano nel frattempo. A 180 gradi fino a che non fa la crosticina. Poi serviamo calda. Ecco qua il risultato finale delle nostre crepe di pasta. Grazie a zia Lilli per questa bellissima ricetta. Tradizione di famiglia, ogni 25 luglio questo è il piatto che mangiamo.